Mi scuso subito se non sentirete il mio compagno, ma ci sono stati problemi in cuffia. Vi lascio al video. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, come sempre qui con voi ci sono io, SensaMi02, in questo nuovo episodio di Carriera. Siamo, se non sbaglio, al 17esimo, ma qui con noi c'è un ospite. Vi lascerò il suo canale in descrizione e andiamo subito a giocare il derby. Sarà l'unica partita che vi farò vedere oggi perché la giocheremo tutta. Roma, 3 aprile 2016, è il derby della capitale. Giornata di ritorno, 12esima giornata di ritorno per l'esattezza. Questi sono i punti di differenza, sono 12. Benvenuti dallo Stadio Olimpico di Roma, con me. SensaMi02, c'è lui. Entrano le squadre in campo, la Roma è il miglior attacco con 65 gol fatti. Avete visto, lo scorso episodio è andato abbastanza bene tranne la sconfitta con l'Udinese. Queste sono le squadre che si salutano. Io fossi un giocatore della Roma non darei la mano a quelli della Lazio, ma per sportività naturalmente si fa. Questa è la Lazio che si schiera con Berisha, con Conte, Ibrahim, Maurizio, Radu, Biglia, Dembélé, Parolo, buon centrocampo, Candreva, Matri, Felipe Anderson. Insieme messa bene è una buona squadra, infatti all'andata ci ha fatto abbastanza soffrire come ci ha fatto soffrire in Coppa Italia. Ma noi siamo la Roma e questo è il nostro schieramento in campo. Con un 4-3-3 anche noi, con Szczęsny, Florenzi, Manolas, Zuma, Mario Ruiz, Trotman, Pastore, Nainggolan, Salah, Icardi e El Shaarawy. Sono tornati titolarissimi, ma andiamo direttamente al calcio d'inizio con l'inquadratura sui Icardi. Si parte con la Roma in possesso di palla che apre il derby. Salah la perde subito, Felipe Anderson, Parolo, cross al centro, partita abbastanza forte della Lazio, aggressiva, cosa hai da dire Benjamin? Vado avanti, di qualcosa. Sì, potrebbe essere vero, ma il derby non si gioca, si vince, come hai detto tu, però è una partita tosta e lo sappiamo. Cross al centro intanto, Zuma a vuoto, Mario Rui, ottima diagonale, Nainggolan, Pastore, ripartenza con Icardi, che vada Pastore, che cambia tutto per Salah, che la mette giù, punta Maurizio, Salah, lo supera in velocità, Salah, la mette dentro per Icardi, De Vrij rischia l'autogol e sarà corner. Per noi, il primo della gara, c'è la pioggia allo Stadio Olimpico. Strootman della bandierina. Palla fuori per Nainggolan. Nainggolan. Calcia! Berisha fa un miracolo. Risponde la Roma dopo i primi 5 minuti di solo Lazio. Va Strootman di nuovo dalla bandierina. Stesso identico schema. Nainggolan stavolta è al volo. Ci poteva stare forse il fallo di Parolo che ha falciato Nainggolan, ma si riparte in contropiede con la Lazio. Parolo, è messa male la Roma. Madri sbaglia il controllo ma va a servire Candreva. Candreva, Candreva, Szczęsny sul palo. E poi ripartenza, Mario Rui. Subito fischi dello Stadio Olimpico. Sponda romanista. Qui cross al centro, Parolo calcia malissimo. Come hai visto questi primi 17 minuti, Benjo? Eh sì, stanno ripartendo sempre in contropiede loro. Qui Nainggolan allarga per El Shaarawy, si torna alla partita. Berisha esce dall'aria rischiando anche un po' perché El Shaarawy lo stava per anticipare. Si accontenta il numero 22 però di una rimessa laterale. Mario Rui sbaglia il tocco, Moussa Dembélé. Allarga a destra per Antonio Candreva.
che va a lungo linea per Moussa Dembélé. Chiude Kurtzuma. Strootman, Nainggolan, porta palla, Raja. Buono il pallone per El Shaarawy. El Shaarawy la mette di prima dentro. C'è Icardi, anticipato da Radu. È una Roma ben ordinata in campo, ma anche la Lazio non è da meno. È una squadra molto più organizzata rispetto alle altre volte. Anche perché è finalmente per loro titolare Moussa Dembélé. Qui intanto Manolas chiude, che fa la differenza in mezzo al campo insieme a Bigli e Parolo. L'ho detto, il centrocampo è abbastanza buono, mai come il nostro. Qui intanto Salah, poi riprendiamo a chiacchierare. Salah dentro, Icardi! Apre la partita! 1-0, sempre il bomber numero 9. Che azione di Salah sulla fascia, che la mette al centro per Mauro Icardi, che fa un grande gol al volo. Stavo dicendo, la Lazio ha un gran centrocampo, però noi siamo superiori da quel punto di vista perché abbiamo Strootman, Pastore e Nainggolan, tre guerrieri, anzi no, due guerrieri con al centro un giocatore di qualità indiscutibile, anche se quest'anno ci ha fatto un po' a sprazzi, ma è normale che uno con l'estro suo, è normale come Pjanic che era sempre discontinuo, non sempre però ogni tanto. Qui Pastore va di testa a far sponda per El Shaarawy a giro con Kvaratskhelia. Berisha blocca però. La Roma apre questo derby come in campionato. In Coppa Italia invece ci ha pensato la Lazio ad aprire le danze, pareggiato poi dalla Roma. Intanto Radu. Moussa Dembélé. Parolo. Marco Parolo sulla fascia. Sarà rimessa dal fondo perché Parolo ha fatto un bruttissimo cross. Manolas. Zuma lascia scorrere, rischiando anche Mario Rui. È ordinatissima la Roma in campo oggi, anche più del previsto, ma qui Biglia ferma Mario Rui. Va da Candreva. Candreva ancora dentro, Manolas. Va da Szczęsny, che con calma allarga per Salah. Lo fa partire Szczęsny. Salah però non riesce a controllare. Nainggolan. Sbaglia il tocco e con quanti ci per Shaarawy. Candreva, bravissimo Mario Rui a capire le sue intenzioni, andare da Nainggolan, che va da Pastore. Pastore alza la palla per Icardi, che fa sponda per Salah. Radu è ben appostato. Ultimo giro di orologio più recupero, vediamo, 2 minuti di recupero che non saranno mai due. Bravissimo El Shaarawy. Fallo che non viene assegnato. È terminato praticamente il primo tempo. Vediamo. Eccolo, è terminato ora. Che cosa hai da dire su questo primo tempo, Benjo? Però poi è venuta fuori. Alla mezz'ora infatti decide lui, ci vediamo al secondo tempo. Si riparte col secondo tempo del derby, alla palla la Lazio. Conco. Rimessa laterale per la Roma, l'ha toccata il Shaarawy ma poi sfortunato Conco l'ha ritoccata lui. Rischia Zuma qui sull'attacco di Matri. Pastore ad anticipare Parolo. Dembélé ad anticipare Strootman e allora palla che rimane alla Lazio. Conco. Va da De Vrij. Tra le linee per Dembélé, di nuovo da De Vrij. Radu, Stefan Radu. Attaccato, riesce a girare comunque per Dembélé. Cerca le finte. È partita meno forte il secondo tempo. Vediamo se ora la Lazio crea qualche azione perché è in possesso di palla. Qui cross al centro, Zuma, mette fuori. Ripartenza Roma con Strootman che sbaglia il tocco. Biglia. Anticipato dal Shaarawy, che va da Nainggolan. Nainggolan, porta palla. Nainggolan. Palla per Mohamed Salah. Sbaglia
Salah è bravissimo. Ancora lui. Mohamed Salah. Salah dietro. Ancora Icardi. De Vrij lo anticipa. Quanto odio De Vrij, perché riesce sempre o a salvare sulla linea o a salvare quando il giocatore sta per tirare a botta sicura. Ha una gran scelta di tempo. Attenzione, Matri, Manolas. Non gli concede il tiro, ma gli concede il corner. Questi primi 20 minuti, quasi, di primo tempo, hanno visto una partita equilibrata con praticamente nessun tiro, perché i due difensori principali hanno fatto vedere che sono principali apposta. E qui arriva il primo cambio alla mezz'ora, con esce Felipe Anderson ed entra Keita Balde. Secondo me, nella realtà, anche è molto più forte Keita che Felipe Anderson. Tu che ne pensi? Calcio d'angolo per la Lazio, che forse è partita... No, Keita non ha più esperienza, però sembra più dotato tecnicamente. Kulusevski esce, Icardi può ripartire in contropiede. Icardi, bravissimo Icardi, che lascia sul posto con... Oh, ha fischiato fallo, non ci credo! E con Ko esulta come se avesse fatto un gol, perché sa di non aver subito fallo. Ero partito verso la porta e non ho sentito il fischio, e qui arriva il gol della Lazio. Benjo su un calcio di punizione che non c'era, arriva il gol di Candreva di testa. 1-1, pareggio del romano che tifa Roma, però gioca nella Lazio ed esulta come un matto quando gioca contro la sua squadra del cuore. Peccato, anticipa Manolas, tutto da rifare per noi. 1-1. Nainggolan. Musate Mele lo chiude, ma ancora Zuma e Nainggolan. Tra le linee per El Shaarawy. Va da Strootman, che allarga per Icardi. Calcia! Tra le braccia di Berisha. La Roma forse ha accusato il colpo, anche se ci ha riprovato subito, ma la Lazio è partita meglio nel secondo tempo. Giusto, Benjo. Dovrei fare i cambi, mo appena esce il pallone. Qui Candreva. Mario lui. Arrivano i cambi. Pastore ammonito. Allora, andrei proprio a togliere Pastore. E ora metto De Rossi davanti alla difesa. E poi tolgo El Shaarawy e metto Perotti, che è molto stanco, il faraone. Doppio cambio al 71esimo per noi. Mario Rui, Perotti, De Rossi, Dembélé, Biglia, alla verso Candreva, che passa, Candreva la può mettere, Candreva, calcia, Szczęsny, che azione di Candreva, sarà rimessa laterale, ma ha sbattuto addosso al cameraman. Keita Balde, lo chiude Salah, c'era fallo su Florenzi, infatti viene fischiato. Finalmente ci dà una punizione anche a noi, Albero. Oh, e dai, è il terzo fallo di seguito che fa Keita su Florenzi. Florenzi ancora a ricevere. Vediamo, Keita vai, fai fallo, tocca a te. Intanto l'arbitro non t'ammonisce. Salah, passa, ancora Salah sulla destra. Fallo, no, non è rigore, punizione dal limite, però c'è da vedere l'entità del cartellino, perché a 10 minuti dalla fine un fallo da dietro così è punibile col giallo, appunto, fallo di Radu, che come ti puoi sbagliare, la batte Perotti questa punizione. Palla dentro per Strootman, che non riesce a girarla. Come giudichi dopo il gol della Lazio alla Roma? Musa Dembélé,
Ringrazio Benjamin per la collaborazione perché mi aiuta come Beppe Bergomi con Fabio Caressa a fare dei commenti tecnici che di solito faccio da solo. Visto che è una partita molto importante, attenzione Keita, 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 palo. Palo di Keita Balde, sotto la notte. Rinvio lungo. Salà di testa. Palla rimane alla Lazio però, conclude. Biglia. Bravissimo Strootman a recuperare. Kevin Strootman. Strootman. No, non la dare Icardi, vabbè, buona comunque. Di tacco Icardi per Perotti, che rientra sul destro. Perotti chiuso, Dembélé. Zuma di testa, 4 minuti di recupero. Si infiamma l'Olimpico, sponda romanista, ma ora si infiamma quello della Lazio. Perché va Sergei. Rimessa laterale per noi. E ora è tutta una botta e risposta, perché si fanno pesare gli ultimi minuti. Florenzi, è bravissimo, Alessandro Florenzi, porta palla. Florenzi, la dà dentro per Perotti, chiuso da Concò. Sarà rimessa laterale. Gli ultimi istanti di questo derby. Ma è finita, non ci credo. È finita. Questa partita non me ne ero accorto del fischio dell'arbitro. Ci vediamo, almeno principale per i saluti. Voglio vedere solo le statistiche. 6, 3, 3 pari tiri in porta, quindi pareggio giusto. Possesso palla più loro, contrasti più loro, falli più loro. Calci d'angolo i nostri, precisioni tiri più il nostro e i passaggi più loro. È una partita abbastanza equilibrata. Ti è piaciuta, Benjo? E combattuta fino all'ultimo, direi. Ci vediamo al menu principale. Cattive notizie e ve le dà Benjamin, anche se le potete vedere. Ed è a più uno su di noi. Eh sì, ormai è un botta e risposta tra Roma e Inter, come nel 2010. Io l'ho detto, anche se loro hanno una partita in più. Hanno una partita in più e hanno pareggiato. Hanno pareggiato oggi. E andiamo a... Scusate, eh. Destro torna ad affrontare la sua ex squadra Roma. Vi pare destro lui? Su queste immagini di Icardi, primo marcatore del torneo che ha segnato anche nel derby, ci salutiamo. Iscrivetevi, commentate e mettete like e passate dal canale di Benjamin che vi lascio in descrizione.